e bentornati nel mio bellissimo canale. Allora, siccome mi avete scritto sotto l'ultimo video che volete vedere tutte le decorazioni della mia bellissima casina, allora ho pensato di fare un video aggiornamento natalizio, quindi un altro piccolo shopping natalizio, proprio per farvi vedere tutti i materiali che poi serviranno per realizzare tutte le decorazioni di tutti gli ambienti della mia casa. Ebbene sì, e quindi iniziamo subito. Sono super contentissima perché appunto non pensavo vi piacesse insomma il genere del video decorazioni per tutta la casa, pensavo di farne due o tre, però chi mi ha chiesto la ghirlanda, chi mi ha chiesto come arredo, diciamo personalizzo la cucina eccetera eccetera, ho detto però vi faccio vedere un po' tutti gli ambienti e quindi partiamo proprio perché ieri ho preso tutte queste altre cosette. Iniziamo dal bagno perché sì, faccio anche quello. Allora, ho preso alla Lidl questo spettacolo di tappeto, l'ho pagato 12,90 ragazzi, era una vecchia offerta ma trovate ancora nel cesso tutte le cose, c'era il tappeto e ovviamente anche gli asciugamani, solamente che gli asciugamani erano un po' troppo rigidi, non mi piacevano, cioè se già sono così quando li prendo magari fra un anno di lavaggio saranno proprio steppaglia e quindi non l'ho più voluto acquistare, però ho preso questo meraviglioso tappeto che non so se si riesce a vedere quanto è grande, veramente molto molto, anche qui insomma, vediamo se ci sono le misure. Allora, poliestere, sì, 70x120, che è un tappetino, diciamo, per il bagno molto grande, 12,90, è veramente un'offertona. Sopra ci sono praticamente le stelle, eccole qua, molto molto belle, ed è questo bordeaux stupendo che adoro, quindi super natalizio, quindi andrà appunto nell'ambiente del bagno. Insieme a questo poi, e quindi questo qui ve l'ho detto sì che l'ho presa da Lidl, poi, ok. Allora, per il bagno ho voluto prendere il portasapone che non ce l'avevo, quindi ho detto sì, prendiamo questo qua carino con il cuoricino, la casa è dove c'è l'amore, e quindi ho detto voglio prendere sia questo qui per il sapone per le mani che per la saponetta, troppo carina, e volevo metterci su una saponetta rossa, quindi se riesco a trovarla, anzi fatemi sapere ragazzi se avete mai visto saponette rosse in giro, in vendita, a parte Lush che ce l'ho proprio tanto distante, quindi fare un ordine online per una saponetta, no, insomma, però se sapete Conad, qualche negozietto qua e limone e me lo fate sapere, le vado a prendere. Poi, allora, diciamo un po' per tutti gli ambienti, perché quest'anno sistemerò anche, personalizzerò anche il camino del piano di sopra e penso che sarà proprio quello lo sfondo che vedrete nei miei prossimissimi video, e quindi ho pensato di prendere un po' di candele, poi ce n'ho anche un bel po' a casa, sempre della Lidl dell'anno scorso, quindi ho preso queste qui, il marchio vabbè è Melinera, ma sono le solite che mette da Lidl e vengono 3,99 euro ogni confezione, le ho prese sia bordeaux che bianche. Allora, mi sembra, ah no, eccole qua, poi, bellissime le decorazioni da fare anche con i bimbi per quanto riguarda le finestre, ho voluto prendere un sacco di cosine. Allora, alla Lidl, così poi chiudo, ho preso queste qui che non so se si vedono, ma sono i simboletti della neve, che sono praticamente degli adesivi a varie dimensioni, voglio metterle proprio attaccate alla finestra, aspettate che apro, così vi faccio vedere bene bene quali sono, così voi in questi giorni uscite, andate a comprare le cosette e poi quando esce il mio video sapete insomma un po' come organizzarle. Allora, così ci anticipiamo un po', penso che non si vedano benissimo, comunque sono appunto questi simboletti della neve, bianco su bianco, quindi molto bello, si vedono bene dalla finestra, insomma una cosetta davvero molto carina e facile ovviamente da realizzare. Allora, poi chiudo con la Lidl, con il mio pacchettone di avocati, non c'entra niente, ma a questo punto ve li faccio vedere, sapete che sono i migliori, i più cremosi, i più buoni, quindi ci sta tutta. Allora, questo via, fatto, poi candele, abbiamo fatto questo pure. Allora, altra finestra che volevo decorare è, non è solo questa della cucina ma quella del salone, quindi non so se gli adesivi li metto lì o qua, mo vediamo, però sempre per la finestra ho voluto prendere, gli adesivi li ho pagati 1,50 euro. Ok, allora, questi qui invece sono sempre il simboletto della neve, però sono fatti spugna, ce ne sono dentro 8, li ho pagati 2,50 euro, ho preso due confezioni. E perché ho voluto prendere questi? Perché la mia finestra, qua sono tutti i brillantini, che bello, non vedevo l'ora di essere piena di brillantini.
Allora, praticamente la mia finestra, poi io questi qua li toglierò diciamo, l'appicciolo, non mi interessa. La mia finestra, ma ve la ricordate quella anche dell'anno scorso, che è uguale a questa qui della cucina, è fatta diciamo a quadranti con il legno, con le cornici di legno, quindi volevo metterli appunto tutti carini per ogni quadrante, insomma fare una cosa veramente carina e quindi ho pensato che questi fossero veramente bellissimi. Sono in spugna, morbidissimi. Questi qua li metterò esternamente, mentre gli adesivi all'interno, anche se io preferisco la decorazione esterno perché così da dentro se sporchiamo il vetro si può pulire, però vabbè, ahimè, per il Natale questo ed altro, insomma, faremo così. Quindi questo ve l'ho detto, ne ho presi due pacchi, vengono 2,50 euro. Sono carini perché sono pieni di glitter bellissimi. Allora, poi penso di metterlo sempre in cucina. Ora vediamo, volevo fare la scritta home. Con queste lettere che avete visto sono quelle della lavanderia e per chi non l'avesse visto vi rimetto il video qui, andatela a vedere perché è davvero carino quell'ambiente. Allora, quindi ho preso le lettere H, M e la E ovviamente, e invece eccola qui, mentre la O la voglio fare con una ghirlanda, quindi ho preso questa qui piccolina, sembra più piccola però poi quando andremo a dare volume con il rosmarino, le spezie o altre cosette, poi diventa grande, quindi veramente una cosa molto molto carina. E pensavo di attaccarla o sul legno, perché magari, ecco, essendo la lettera bianca, sul muro bianco magari tende a vedersi di meno, mentre utilizzare una tavoletta magari in legno e poi attaccarle sopra forse si vede un po' di più. Saremo a vedere, non lo so, per questi dettagli poi ci sarà il video di Anto. Io adoro parlare di me in terza persona, non so perché. Allora, poi... sempre cucina, diciamo un mix, cucina, forse salone, vedremo. Allora, ho preso tutte queste bellissime decorazioni che sono molto leggere, sono in polistirolo, sono semplicemente ricoperti di proprio un quintale di glitter, sono delle stelline e le ho pagate 1 euro. Dentro ci sono 2, 4, 6, 7, 8, penso 7, 8 stelline e le ho prese dorate. Poi ho preso due pacche invece rosse, queste invece mi serviranno per attaccarle sui pensili della cucina. In realtà cercavo, avete presente la carta adesiva rossa per fare i guavi, ho detto no, ma è una cosa troppo complicata. E allora ho preso le stelline, poi staremo a vedere se ci stanno bene, al limite farò un aggiornamento. Ah, quindi quelle con le stelline d'oro ne ho prese due, quindi due dorate e due rosse. Ok, poi ho preso una ghirlanda verde, perché questa volevo metterla sopra il camino, perché ho una decorazione fatta in cartone stupenda che l'avevo fatta con la mia nonnina bellissima, quindi quest'anno mi sento pronta a ritirarla fuori e quindi la voglio mettere sopra al camino, e anche perché voi mi avete scritto delle cose molto molto belle, quindi insomma volevo predicare bene, razzolare bene, quindi come a voi ho detto fatevi tornare la voglia di Natale anche se abbiamo perso delle persone importanti, quindi è giusto che quest'anno io tiri fuori quella decorazione lì che avevo fatto con lei, che insomma era un po' che la mettevo da parte perché insomma certe cose sono un po' difficili da digerire, quindi la tirerò fuori insieme a voi e volevo appunto utilizzare questa ghirlanda intorno, vedremo insomma, spero che c'entrerà. Poi questa qui la vedete un po' bruttarella, ma in realtà poi va semplicemente come l'albero di Natale, vanno aperti tutti i rami e quindi insomma poi decorata con tutte le cosette, insomma staremo a vedere. L'ho pagata 6 euro. Tutte queste cosette che state vedendo io le ho prese in quei negozietti che vi dico sempre che non hanno un nome specifico, sono quelli a stock che vendono praticamente le cose che comprano all'asta eccetera eccetera, quindi insomma stanno un po' in giro ovunque, penso, sono negozietti a 1 euro, ecco. Allora, poi ghirlanda fatta vedere, vi faccio vedere il materiale per la ghirlanda, ma sì, allora, prendiamolo tutto, ho preso un po' di fiorellini finti per la ghirlanda, sia per quella bianca che avete visto, e sia per questa qui ovviamente. Allora, ho preso un po' di fiorellini, io oggi ho provato a romperli e si rompono perfettamente, questi sono dei rami che voi potete utilizzare o come fiori all'interno del vaso, oppure come faccio io, li rompo, li spezzo con le pinze perché dentro c'è il fil di ferro e poi appunto li incollo all'interno della ghirlanda, quindi sono molto molto comodi e vengono poco, sia foglie che fiorellini, quindi potete utilizzare uno o l'altro. E l'ho pagato questo ramo 2,60 euro. Ok, ho i brillantini ovunque. Allora, poi
altri rametti un pochino più piccolini, che appunto perché ho preso anche altre ghirlande, ora ve le faccio vedere, più piccoline, quindi mi serviva un volume più leggero. E queste qui ognuna l'ho pagata addirittura 0,59, quindi una cosetta piccola piccola. Poi ho preso questo bellissimo fiore per fare invece, che è appunto in velluto con tutti i glitter ai petali, per fare la ghirlanda, quella bianca stupenda, che appunto la lascerò bianca e farò il contrasto con il fiore rosso e il verde del rosmarino, della salvia e dell'alloro. E questo l'ho pagato 1,50 €. Ovviamente anche lui lo taglierò qui e poi lo incollerò, quindi non vi preoccupate se li trovate con i rami, va benissimo uguale. Poi, allora, piccole decorazioni, non so se le metterò all'albero nel caso mi dovessero avanzare, oppure la mia intenzione è quella di decorarci le ghirlande, perché... Allora, l'altra l'ho lasciata di là, ma è più piccolina, comunque non c'è problema, qui non c'è, no, l'ho lasciata di là. Allora, questa è una semplice ghirlanda fatta in polistirolo, quindi molto leggera e costa poco, viene 2,20 €. Quella più piccolina che ho lasciato in salone viene 1,20 € addirittura, quindi una cosetta piccola. Come possono essere utilizzate? Allora, io questa qui la, diciamo, incarterò con la carta, vedrete, beige, molto bella, e poi farò una decorazione tutta sul marrone qui davanti con le pigne, i fiocchi, i nastri, eccetera, eccetera. E quindi queste sono comodissime e pensavo poi di attaccarci proprio una di queste decorazioni qui, o qua dentro o fuori, ora vediamo. Allora, questa ve l'ho detto è 2,20 €. E poi questa qui invece l'ho pagata, che è appunto una calzetta, dentro c'è sempre il polistirolo, viene 1,20 €. Ok, poi il guantino molto molto bello, l'ho pagato 0,59 €. Eccolo qui, guardate che amore, che poi è uguale al tessuto runner che vi ho fatto vedere nel precedente video haul, stupendo, e dietro praticamente a tutti i glitter, troppo troppo carino. E poi ho preso, allora, mamma mia, piena piena, allora, ho preso Beatrice, che è la renna che insomma mi piaceva un sacco, così che correva come una pazza col campanellino sotto la panciotta, e quindi me ne sono innamorata, e l'ho pagata 2 €. Poi questi fiocchetti invece volevo metterli, avete visto quella ghirlanda fatta a torcione, però quella cosa lunga più o meno 3 metri, costano 6 €, prendetene uno, io ce l'ho dall'anno scorso, per cui non l'ho ricomprato, anche perché ce n'ho 3, quindi insomma, se vi capita però prendetelo, perché ci servirà anche quella di decorazione, la metterò una in cucina, una fuori dalla porta e una sul camino. E ovviamente ho preso un po' di fiocchi rossi, alcuni li farò io semplicemente con del nastro, e invece per quello del camino, quello fuori, non lo so, vedremo, ho pensato di prendere questi bellissimi fioccone, che sono molto grandi, sì, sono fatti in plastica, carini dietro, cioè, sono ben fatti con i glitter, e vengono 1,50 € due fiocchi, ho preso 2 confezioni, eccoli qua. Poi, altro prodottino, ho preso la stella cometa, perché mi mancava, l'ho pagata 0,59 € per metterla sul presepe. Anche il presepe è un lavoretto che... e avevo fatto insomma negli anni passati con nonna, per cui lo tirerò fuori insieme all'altro progetto quest'anno, insomma sono super contenta di farlo. Allora, poi altri prodottini, i cuscini. Ok, allora vi faccio vedere che per la camera da letto metterò, insomma cambierò il piumone, che ce l'ho rosso, passeremo a vedere. Volevo fare una decorazione anche con il runner che avete visto nel precedente video, quello rosso bellissimo, e ho tirato fuori i cuscini che già avevo, che sono quelli dell'IKEA, eccoli qua, quindi prendetene un paio e poi li andremo a personalizzare con le varie decorazioni. Vedrete una cosa facilissima ma allo stesso tempo bellissima. Poi, sempre in questi negozietti, ho trovato, di solito compro spessissimo, queste foderine che sono praticamente proprio in cotone, come leggero leggero, come se fossero delle fodere dei vestiti praticamente, e vengono 1,50 €. Ora, questi qua verdolini li avevo presi per l'autunno, perché vi faccio vedere quello che ci faccio. Allora, vi faccio vedere che l'ho presi anche verdi, quindi ne ho presi 2 verdi e utilizzerò quei 2 rossi. E sono morbidissimi e carinissimi, però non avendo nulla davanti, il bello è proprio quello di andarli a decorare. Vi faccio vedere quelli dell'autunno che ho fatto anche l'anno scorso. Vedete che bello? È semplice, e poi davanti vado praticamente a fare con il feltro e le varie, insomma, paillette, le decorazioni per renderli più carini. Quindi alla fine ci assicuriamo un bel cuscino decorato con solo 1,50 €. Poi ho fatto questo qui in marrone con la ghianda,
non ci fate caso che ci sono i pelacci di cipollino, eccola qui, bellissima anche questa con il velluto sopra e sotto sempre il feltro, perché il feltro è ottimo per fare questi lavoretti. E poi l'ultimo, il mio preferito, ho voluto fare la polpetta, guardate che bella, stupenda veramente, con gli occhietti fatti a bottoncino, insomma, quindi se li trovate prendetene un po' di cuscini, magari quelli dell'inverno ce li faremo più avanti, prendeteli rossi e verdi, li decoriamo insomma insieme facilmente. E niente ragazzi, quindi io spero di avervi fatto compagnia con queste mie super chiacchierucce super natalizie, quindi aspettatevi a brevissimo il video delle decorazioni favolose per tutti gli ambienti della casa, poi sceglierete voi quale fare, quindi niente, io vi mando un bacio grande grande e buono shopping a tutti voi e ci vediamo alla prossima!